Essere abitati da Cristo che è il centro. La preghiera di San Paolo per gli Efesini ha guidato la riflessione di Papa Francesco nell'omelia della Messa a Casa Santa Marta. Guadagnare Cristo, conoscere il mare immenso, senza fondo, senza rive, che è la sua persona, ha aggiunto, è possibile solo entrando nel suo mistero con la preghiera. Conosciamo Cristo nel Vangelo, ha detto il Papa, ma solo il catechismo non basta. Per essere in grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità di Gesù Cristo, ha proseguito, bisogna entrare in un contesto di preghiera, una grazia che dà il Padre. Subito dopo, ha continuato il Papa, è necessario adorare, perdere il tempo, mi permetto di dire, davanti al Signore, nel silenzio. Lui è il Signore, affermato, e io adoro. Il terzo passaggio, infine, è l'abitudine di accusare se stessi, di riconoscersi peccatori, ma non per definizione, per consapevolezza. Non si può adorare senza accusare se stesso. Per entrare in questo mare senza fondo, senza rive, questa immensità che è il mistero di Gesù Cristo, sono necessarie queste tre cose. La preghiera: Padre, inviami lo Spirito perché Lui mi conduca. Conoscere Gesù. Secondo, l'adorazione. Adorazione al mistero. Entrare nel mistero, adorando. E terzo, accusare se stesso. Sono un uomo dalle labbra impure. Che il Signore ci dia questa grazia che Paolo chiede per gli Efesini e anche per noi. E questa grazia di conoscere e guadagnare Cristo.